5 anni appena, zazzera bionda e un pianto a dirotto, e il piccolo Marco che si ritrova tutto solo sull'imbarcadero, mentre di fronte a lui il vaporetto con i genitori a bordo si allontana in velocità. Questo bambino piangeva, era impaurito e praticamente era accudito al momento da una persona anziana che lo teneva per mano, e anche lui stava cercando di capire cosa era successo. Ma ecco che la sorte ha posto vicino a lui due marinai. Matteo Rossetti, marinaio. Mauro Gardi, pilota. Matteo e Mauro da oggi e forse per sempre, per il piccolo Marco, due angeli, di più i suoi due grandi eroi, che hanno contravvenuto ogni regola e regolamento per far spazio ai sentimenti e riunire il piccino a mamma e papà. E abbiamo preso la decisione di invertire la rotta e ritornare al punto precedente per riportare il bambino dei suoi genitori che lo attendevano lì sul pontile. I passeggeri hanno protestato? Nessuno, anzi c'è stato anche un piccolo applauso, diciamo, per la prima volta mi è capitato. Il fatto sabato scorso sulla linea 5.2 che da Venezia porta al Lido. Una piccola storia, ma che narra di un grande cuore colmo di umanità e generosità, ed è certo di ricordi che saranno per sempre a colori. Faceva tenerezza dalla situazione in cui si trovava. Io credo che oggi non sia il momento solo di celebrare un gesto, che è stato sicuramente un gesto importante ed encomiabile, ma sia anche l'occasione e il pretesto per celebrare un po' la professionalità di tutti i dipendenti del gruppo AVM e di ACTV, che quotidianamente prestano il loro servizio in condizioni, devo dire, spesso non semplici.